conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani? E a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. La conosco, sì, ma non c'era un rabbino? Sembriamo noi nello sprofondo dove siamo, fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta, è l'atterraggio. Porca puttana, mi sento come una formica persa nello spazio intergalattico. Sta lo zaino dietro. Vediamo. Sta lo zaino? Sì. Lo passo. Continuano a spaccare i muri, come incontrollabili movimenti tellurici, omicidi plurimi, c'è chi sfugge, c'è chi aggiunge al suo curriculum altre denunce, scopri la differenza tra chi scherza e chi viaggia, in un faccia a faccia con la traiettoria più selvaggia, niente divi, individui schivi, esperti nell'uso di spray, markers e adesivi. Vendono taglie sulle loro teste, ma mica si svendono, sbagli se pensi che si arrendano, la ghigliottina cala ogni tanto, per ora è random, mica fermeranno tutto il branco, il tutto sembra calmo, poi c'è un'esplosione in un lampo, il panico diffusa tutto campo, se vogliono ti schiacciano, perché sei pulce, la legge non indulge, ovunque sei ti punge, stolti, pensano sei un diversivo al bar, molti incapaci fanno saltare degli arti, it's hard to earn, dura dirsi, ma non hai futuro se non c'hai ben presente cosa rischi, parlo da profano, da chi non ha tenuto mai una bombola in mano.
Perché tutti questi rappers credono di essere gangster, eh? Mi spiego, guarda come si fanno chiamare. Gotti, Murder Inc., Death Row, Sim Murder, Capone, Scarface. Possono farsi chiamare Gambino, Genovese o Lucchese quanto vogliono, ma non saranno mai come noi. È un fatto di sangue. Credevo. Quelli sono solo dei falsi gangster. Da studio, da fiction, non sono veri. Perché vogliono essere noi? È questo che mi preoccupa. Straniero nella mia nazione come sangue misto.